chiedendo se ve l'hanno cancellato. Sì. Devo andare a Napoli Centrale e devo fare il biglietto. Speriamo di trovarlo. Hanno messo a disposizione dei numeri di telefono, provo a chiamare stamattina alle 8, è sempre tutto occupato. Quindi sono dovuta venire qui da circa un'ora e mezza che aspetto. Il caos biglietti scoppiato nel weekend si trascina ancora. Di lunedì alla stazione Termini, tra ritardi e incertezze, i passeggeri cercano di capire se le loro vacanze sono al sicuro. Stessa storia anche a Torino. Noi avevamo già preparato tutto, dovevamo partire. Guardi. Siamo arrabbiatissimi, cosa dire? Stavamo chiedendo per domenica perché abbiamo il rientro, ma non sanno proprio cosa dirci. Tutto comincia ieri quando un'ordinanza del Ministero della Salute impone il ritorno al distanziamento sociale a bordo dell'alta velocità. Un controordine che ha messo in difficoltà le compagnie ferroviarie che, stando al decreto del 14 luglio, avevano venduto già tutti i biglietti. Il riempimento dei convogli al 100% non è mai stato previsto, dicono oggi dal Ministero dei Trasporti, ma ormai il guaio è stato fatto. Per il prossimo weekend c'è già il tutto esaurito a bordo dei treni che da Milano scendono al Sud Italia. L'unica soluzione sarebbero i treni regionali, a bordo dei quali è obbligatorio indossare la mascherina, ma dove non è necessario rispettare il distanziamento sociale. Lo prevedono le ordinanze firmate da diversi governatori, dalla Sicilia al Trentino, e su questo i presidenti non arretrano di un passo. Spetterà al Comitato Tecnico Scientifico mercoledì dettare le nuove regole dei mezzi di trasporto.